Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e benvenuti qui con me a una nuova puntata di Prison Architect. Allora, prima di cominciare, dico subito, sono andato un po' avanti con il gioco visto che ero rimasto senza soldi. C'era stata una rivolta da poco e quindi avevo diversi danni nelle prigioni che ho sistemato, ma ho anche seguito qualcuno dei vostri consigli, come ad esempio... ecco, io ho aggiunto eccolo qua, il power switch, cioè praticamente un interruttore che mi serve per isolare parte della prigione, cioè togliere la luce, togliere la corrente a una parte della prigione in caso di emergenza, diciamo. E ho aggiunto in questa zona qua questa valvola praticamente per bloccare l'afflusso di acqua, in questo caso ai bracci che abbiamo già costruito, in caso di rivolta, qualora ci fossero dei danni qua ai gabinetti, per evitare l'allagamento, insomma. Inoltre io qua ho anche un fantastico bug, perché ho questa guardia che... non capisco cosa cavolo abbia. È ferma, cioè non si muove, non fa un cacchio. Infatti sto pensando di licenziarla per il momento e di assumerne poi un'altra, perché questo cazzo di bug mi ha rotto le balle. Vabbè, la licenziamo, che così, come vedete, sono aumentati anche parecchio i nostri guadagni mensili. Ho visto che hanno aggiunto una cosa piuttosto... Ecco, scusatemi. Allora, andiamo con ordine. Prima voglio rispondere anche a delle domande che ho ricevuto. Mi è stato domandato... mettiamo un attimo in pausa finché rispondo. Mi è stato domandato per quanto tempo i prigionieri rimarranno nella nostra prigione. Allora, se io seleziono un prigioniero... Io vedrò gli anni in totale che dovrà scontare, in questo caso 13 anni. E quanto ne ha già scontato? 8,7 anni. Allora, io non so in tempo reale a quanto equivale un anno. Suppongo siano 24 ore, quindi una giornata intera equivalga a un anno. Magari questo lo valutiamo insieme, vediamo un attimo, perché come vedete... Io adesso ho 17 prigionieri su 24 che ne posso ospitare. Molti sono stati rilasciati perché hanno finito la loro condanna. Vedremo anche qui in questa partita se per caso ci sono già dei prigionieri che lasceranno la nostra prigione perché è finita la loro condanna. In più io ho visto anche... che hanno fatto delle modifiche, nell'ultimo aggiornamento ci sono state delle modifiche, tra cui io posso selezionare un prigioniero e c'è anche Search Cell, cioè praticamente posso fare in modo che venga fatta una perquisizione sia al prigioniero sia anche alla sua cella. Per esempio questo qua, che è un attaccabrighe incredibile, gli facciamo Search Cell. Come vedete compare diverse zone in cui si può cercare, sia la sua persona, compaiono queste iconcine, sia nel gabinetto e nel letto. Adesso vediamo la guardia che sta andando a fare la perquisizione, vediamo se trova qualche cosa. Adesso sta perquisito già il gabinetto, sta perquisendo lui. Di questo non mi fido minimamente, questo stronzo. Ma non ho trovato nulla fino adesso. Ok, vabbè, siamo stati... è stato fortunato, non aveva nulla addosso, ok. Hanno aggiunto anche questo bottone, Shakedown, cioè praticamente per ordinare una perquisizione approfondita a tutte quante le celle, però. Questo anche sarà molto molto utile. Allora, visto che abbiamo dei posti liberi, io direi che apriamo la possibilità che arrivino dei nuovi prigionieri a rischio normale.
E che magari, sì, anche se ne arriveranno 10 fra 18 ore, magari diciamo, ecco, sì, quelli che non ci staranno nelle celle normali verranno ospitati per il momento nelle holding cell, intanto che non si libereranno le celle classiche, diciamo. Ecco, velocizziamo un attimino i tempi, perché non ho neanche la possibilità di poter assumere una nuova guardia, perché sono 500 dollari. Orca miseria, c'è già un casino. Ok, è la solita testa di cazzo. La solita testa di cazzo. Allora, va bene. Fatto questo, io ho già qua una guardia che è stata ferita, per cui ci mandiamo un medico. Facciamo anche così. Dunque, allora, per fare in modo che questo prigioniero venga portato nella sua cella, visto che è manettato, bisogna liberare una zona, perché altrimenti se no la guardia... Vedete che adesso c'è Escort Prisoner to Cell, perché... Bisogna liberare la zona, perché altrimenti questo rimane... Sì, il poliziotto non se ne può... non può compiere altri doveri. Oh, ecco, questo prigioniero qua, se ci si avvicina con lo zoom, si vede che c'è scritto che è released, cioè praticamente ha scontato la sua pena di 5 anni e quindi può essere rilasciato. Adesso vedremo che qui avremo... Ma perché fai così? Vabbè, questo deve passare attraverso porte che non gli competono, non importa. Ok, la dottoressa mi cura. Mi ha curato la guardia. Ok, controlliamo che tutto vada bene. Mi sembra che sia tutto a posto. Per cui noi adesso possiamo ritornare a dare questa zona alla guardia. Anche se... No, allora, per il momento lasciamo stare. Facciamo in modo che una guardia quantomeno sia sempre libera di andare un po' dove cavolo gli pare. Perché altrimenti mi deve aprire le porte un po' in giro. Deve... Preferisco così, fin tanto che non mi potrò permettere una nuova guardia, di assumere una nuova guardia. Ok, per il momento mi sembra che vada tutto a posto. Questo tizio verrà portato in infermeria, suppongo, visto che è ferito. Ok, in un letto e viene curato. Perché apre la cella? Non ho ben capito perché. Comunque, ecco, appena ci sarà la possibilità, io direi anche di fare una prova. Faremo una prova di una perquisizione totale. E visto che c'è del free time nell'aria, potremmo anche provarla subito, a dire il vero. Anche se però ci vorrà un po' di tempo, idea. Per farla. No, aspetto di assumere la nuova guardia, quantomeno. Avrò un po' più di personale per poter svolgere questo lavoro. Ok, c'è l'autosaving, benissimo. Allora, fra 12 ore arriveranno i nuovi prigionieri. Ok, si mangia. Allora, visto che si mangia, aspetto che escano tutti di qua e proviamo a fare questa cosa, dai, proviamoci.
Proviamoci senza paura. Perquisa totale su tutti. Oh, abbiamo già trovato qualche cosa. Cos'è? Sigarette. Sigarette. Vabbè. Sembravano sigarette. Che cazzo è? Cigs. Che cazzo sono le cigs? Qualcuno mi spieghi cosa sono le cigs, per favore. Oh, abbiamo già anche beccato uno. Forse era questo che aveva le cigs. Non lo so. Vabbè, velocizziamo un pochino le tempistiche, eh. Oh, che figata. Qua ti dicono anche quante ne hai cercate di celle. Cosa abbiamo trovato qua? Una forchetta! Voleva forchettarmi, cazzo! C'è qualcuno che voleva forchettarci. Li avevamo già cercato, credo che non ci sia nulla di nuovo. Ah, vengono in automatico arrestati. Sì, vengono anche ammanettati in automatico i prigionieri. Allora, adesso che è notte, facciamo una cosa di questo tipo. Ti libero anche a te che così vai a dare una mano, eh. Ti tolgo l'assegnazione qua del posto, perché altrimenti... Questi vengono riportati alle loro celle. Oh, bravo, tu continua a perquisire. Cos'è stato trovato qua? Cos'è? Una bottiglia! Ambriachi! Una bottiglia! No, ma sta cosa è troppo utile, ragazzi! Cioè, ma avete visto che figata? Miseria! Mentre dorme, gli andiamo a rovistare sotto al materasso, mi sembra giusto. Sveglia, sveglia. Abbiamo trovato un'altra fo... Un cucchiaio, cazzo, porca puttana. Oh, questo ci voleva far fuori con un cucchiaio. Voleva far fuori qualcuno con un cucchiaio. Ma siamo pazzi. Cioè, ma... Sono fuori di testa? No, è bene fare una bella perquisita prima che arrivino dei nuovi prigionieri, perché... Dio santo, sono... Un'altra forchetta! Abbiamo trovato un'altra forchetta. Madonna. Ah, oh, cazzo, tre forchette! Oh, ma ci stanno inculando roba dalla cucina qua? Il servizio è buono magari anche. Sti figli di puttana. Dai, dai, sveglialo, perquisalo. Bravo, bravo! Oh, gli abbiamo trovato addosso anche a questo una forchetta. Ma cazzo, ma ci fottono le forchette? Sti barboni infami. Ok, dai, dai. Adesso c'è da cercare sulle persone. Ok, questo è pulito, questo è a posto. Sì, ma vabbè, questi sono già ammanettati, più di così cosa vuoi fare? Ci dovrebbero mettere, secondo me, anche il tasto per poter portare o sbattere uno in isolamento. Questa cosa è un'altra roba che mi piacerebbe molto. Perché oltre a poterlo cercare qualche cosa, cioè, oltre a poter fare una perquisizione sulle persone e sulle celle, non c'è la possibilità di fare altro.
Ah, aspetta, adesso ho anche i soldi sufficienti però per comprare questo. E ce lo mettiamo qua. Ok. Costruiamo una bella porta che compare magicamente nel nostro magazzino. Allora, come va qua? Abbiamo quasi finito. Dai, mancano tre prigionieri. Perquisiamo questi altri tre prigionieri. Ok. Dai, ne manca uno. Ok, abbiamo perquisito tutto e abbiamo trovato diverse cosette interessanti, tra cui una quantità immane di forchette. Dove cazzo crede di andare questo? Wey, dove vai? Ah, è stato rilasciato. È stato rilasciato un altro, molto bene. Molto molto bene. Ok. Allora, adesso però possiamo fare, visto che la perquisita è finita, possiamo aggiungere una guardia quantomeno qui. Qui mi interessa anche di meno, per il momento la lasciamo vagare libera ad aprire le porte in giro a destra e a manca. Velocizziamo il tempo che fra 3 ore arrivano i nuovi prigionieri. Ma che cazzo di uscita prende? Vabbè. Avevo dell'ubriachezza molesta in questa prigione. Abbiamo trovato anche delle bottiglie di whisky. Delle bottiglie, cazzo, ma come cazzo fai a procurarti delle bottiglie? Vabbè. Oh no, avevamo i soldi per prendere un'altra guardia. Va bene, non importa, non importa. Adesso arrivano i nuovi prigionieri, avremo delle entrate ancora maggiori. Ok, devo assumere anche qualcuno. Sì, ci sono. Stai calmo, stai sereno, ci sono. Devo prendere ancora qua della manodopera per la pulizia, perché veramente è sporco in maniera scabrosa questa prigione, sporca, ma solo due poveretti fanno un po' fatica. È che non mi posso permettere altre. Sì, altri stipendi, diciamo, per il momento. Dovrei allargare ulteriormente la prigione. Al che mi domando quasi quasi che la laundry che non aspetti. No, cos'è? Cazzarola, sono i lavori. No, questa è una figata. Questa è una figata. Ecco perché non la posso fare la cosa. Dai, adesso ho capito. Vabbè, no, vuol dire che faremo prima di tutto altre celle, allora. Pronti che arrivano i nuovi pri altri prigionieri? Eccoli qua. Sono stati scaricati. E adesso uno a uno verranno portati nelle loro celle. Allora, dobbiamo fare però così, perché altrimenti ce ne arrivano ancora. Dunque, bisogna che però adesso io ne molli un altro. Autosave, ok. Mollo te, vai dare una mano a portare dentro i prigionieri, va là. Oh, adesso guadagniamo in maniera interessante. Abbiamo 24 giusti, perfetto. Guarda, meglio di così non si può. 24 su 24 i prigionieri.
Questi vengono portati quindi nelle celle. Questo visitatore esattamente? E questo? È stato rilasciato. Ok, un altro rilasciato, benissimo. Oh, mi piace questo ricambio veloce. Probabilmente sì, si tratta di giorni. Free time. Tra parentesi, volevo vedere. Sì, ok, così va bene. Così va bene, per le finanze che abbiamo e tutto direi che è perfetto. Ah sì, questo lo stiamo portando alle loro celle. Questo si va a fare la doccia, va bene. Così quasi ci mando anche questo, dai, che così facciamo prima perché altrimenti se no facciamo notte. Poi vi riassegno le vostre postazioni, eh. Ma questa qua? Che cacchio è? Oh, vabbè. Sì, non ho ben capito perché. Ah, la tizia qua se n'è andata, va bene, d'accordo. Quanti ne mancano? Ne mancano tre da sistemare, ok. Ma convengo che tutti troveranno confortevole la loro cella, vero? Se va a magnà. Ora di pranzo. Ma questi visitatori che arrivano negli orari più assurdi. Però io adesso ho bisogno che qualcuno venga qui. Perché altrimenti si rischia. Allora, mi era stato anche domandato di mostrare come funziona il metal detector. Allora, costa un'eresia. Per cui appena avremo la possibilità lo compreremo. Speravo di poterlo mettere magari qui vicino alla cucina o magari all'ingresso delle celle. Vediamo un attimo perché è più probabile che gli oggetti pericolosi vengano
vengano recuperati nelle cucine. È per quello che vorrei metterlo magari qui, il metal detector. Magari facciamo la porta un po' più piccola e ci possiamo mettere, provare a mettere il metal detector. Oppure anche all'ingresso delle celle, adesso vediamo, insomma. Ok, tutti i prigionieri sono stati assegnati alle loro celle. Questo è l'ultimo. I nuovi arrivati non hanno mangiato una cippa. Col tasto destro noi possiamo tenere aperte qua le porte, lo facciamo. Oh, mi piacciono questi ultimi aggiornamenti che hanno messo. Si vedono che ci sono, ovviamente ci sono ancora dei piccoli bug, delle piccole imperfezioni nel gioco, però immaginate cosa si può fare effettivamente con questo gioco, perché ora qui è stato improntato tutto quanto sulla prigione, sul discorso della prigione. Ma siccome a me piace molto la grafica, è simpatica la grafica di questo gioco, ma anche le potenzialità del gioco stesso, perché può essere un gestionale, adesso è un gestionale della prigione, però potrebbe essere un gestionale, che ne so, dei ristoranti, per esempio. Quindi con l'arrivo dei clienti io posso gestire il ristorante, lo faccio un po' come voglio, eccetera, oppure di un centro vacanza, che cazzo ne so io. Cioè, la potenzialità del motore grafico, ma anche del fatto di poter costruire le stanze, gli oggetti, posizionarci gli oggetti, eccetera, può diventare un gestionale di qualunque tipo. Allora, fatto questo, ci mettiamo. No, chiedo scusa, qua già c'era. No, devo far ritornare uno qua, ok. Mi pare che le cose vadano tutto sommato piuttosto bene. E tutti vorrebbero sto. Allora, ok. Vediamo un po'. Finito il tempo della ricreazione. Bambini, tornate in classe. Coraggio in classe. Ok, tutto sembra procedere piuttosto bene. Acceleriamo un po' il tempo. Che voglio arrivare in fretta ad avere un po' più di soldi. Prima roba, ragazzi, però una guardia in più, perché così non si può stare. Ma sta cosa tra lo yard e il free time, potremmo anche, a dire il vero, unirli insieme. Facciamo così che è meglio, ok. Così ognuno già decide cosa cavolo fare da subito. Allora, se magna, mi pare che le cose vadano piuttosto bene. Per fare un po' più veloci le cose devo essere io un po' ad aprire le porte. L'unico difettuccio magari forse del gioco, ma insomma. E questo è stato rilasciato? Sì. È stato rilasciato. Ok, abbiamo un altro posto in più. Bene, bene, bene. Vabbè, meno soldi che ci entreranno. Porco cane. È che non posso decidere di
di accettare solo due o tre persone. Questo è il problema, mi piacerebbe. Stronzo qua io lo tengo sotto controllo. Ti tengo sotto controllo. Ok, molti sono già andati a dormire. E adesso non dobbiamo fare altro che aspettare un attimo e vedere che ci arrivino altri soldini. Ok, ci sono arrivati i soldi, ragazzi. Allora, staff. Un'altra guardia. Ok. Allora, a breve potremo anche azzardarci a prendere quindi il metal detector. Quasi quasi lo metterei. Proverei a metterlo proprio qui all'ingresso delle celle, magari la riduciamo un attimino di dimensione. Ok, comunque, io spero intanto che questo gameplay vi sia piaciuto. Continueremo magari, continuerò ecco un attimo a giocare fin tanto che non avremo abbastanza soldi, magari quindi arriveremo a un altro giorno. Così avremo abbastanza soldi per poter fare un qualcosa di più interessante. Mi raccomando, votate, commentate, se avete qualche consiglio, qualche suggerimento è sempre ben accetto. E a presto ragazzi, ciao ciao!